abbiamo avuto anche un paio di occasioni per pareggiare, purtroppo abbiamo fatto dei passaggi di portiere e il Varese va a casa con 3 punti senza neanche tanta fatica. Sì, tanta fatica, poca fatica non direi. Sicuramente è una partita per cui se dividiamo i tempi in due sarebbe stato ovviamente giusto l'1-1. È una sconfitta che fa male, come tutte le sconfitte. Oggi ti vedo più arrabbiato del solito, mi No, dispiace. sono arrabbiato perché mi dispiace perché la squadra poi in secondo tempo ha tirato fuori tutto e non meritava sicuramente di una sconfitta. E sono arrabbiato perché vorrei far capire alla squadra che non possiamo regalare un tempo per troppa tensione, Da cosa dipende questo? ecco. Dipende che ovviamente quando i punti pesano di più, no? I nostri come al solito ora pesano più rispetto a quelli di Varese, le squadre che stiamo affrontando per la classifica che hanno, bisogna essere bravi a andare in campo un po' più, non rilassati, però un po' più spensierati, perché se ogni pallone pesa 40 kg diventa difficile e noi il primo gol è emblematico. L'abbiamo regalato Tutti perché, fermi, non si ma capiva perché perché. poi non sono i valori della squadra questi il primo tempo, perché mancano le energie mentali. Poi dopo prendi lo schiaffo, secondo tempo non hai niente a perdere, giochi come sai e sicuramente con cuore, con voglia, con corsa, ovviamente hai creato te, forse più di loro nel primo tempo e ci stava almeno 1-1. Però ecco, bisogna metterla da parte un'altra volta e bisogna imparare a ricominciare le partite senza regalare delle mezz'ore, perché sennò è difficile. Una cosa che mi lascia veramente tanto piacere da parte tua è che tu alleni quelli che hai, non ti lamenti mai come si lamenta la tifoseria, come ci lamentiamo noi dalla radio, non ti lamenti mai che ti manca un attaccante, che ti manca un difensore, che ti manca un portiere, alleni quelli che hai e sei veramente da elogiare. Io sono propositivo, quest'anno dicevo prima con l'avvocato, quest'anno ci salviamo, ma però non vinciamo il campionato. Ma io ho a disposizione un gruppo di ragazzi, sapevo che la realtà nostra era questa, continuo a pensare che il loro valore ci sia e non è quello del primo tempo, perché ora quando si gioca in queste situazioni di classifica purtroppo con una tifoseria giustamente no, pretenziosa non è facile, ecco, quindi bisogna riuscire a tirare fuori quei valori, perché sennò sono falsati. Però, bisogna andare avanti, lavorare, il gruppo lavora, si dà da fare, bisogna imparare ad affrontare tutti i 90 minuti, cosa che abbiamo fatto fino a 3 settimane fa. Poi magari perdi una partita, hai un pochino più paura, perdi certezze, però ora per la prima volta sono rientrati Karkalis, da Fonchio, insomma il gruppo inizia a essere tutto, quindi dobbiamo pensare che ci sono 4 partite e bisogna continuare a crescere, come quello che sto vedendo in allenamento, anche se poi le ultime 2 partite non ci hanno dato questa sensazione qua. Non si può piangerci addosso, non si può mollare. Non mi aspettavo la cava in panchina. Da cosa dipende? No, la cava panchina perché ha avuto, già la settimana scorsa aveva avuto un problemino e aveva bisogno secondo me di una partita magari di stop perché non ha fatto una gran settimana, non dal punto di vista dell'impegno, ma dal punto di vista un po' Fisico. fisico della testa. Quindi, però oggi poteva entrare, a disposizione anche lui, insomma, martedì saremo tutti, per cui c'è da picchiare duro, lavorare a testa alta e andare avanti, cercare di fare le Ultima prestazioni domanda. importanti. Il RG Ticino ne ha presi 5 oggi e noi domenica andiamo a giocare a Romentino con il RG Con la testa siamo già la settimana prossima, sarà una partita difficile, anche se questa, anzi non bisogna pensare, no, avendo preso questi gol, siamo a parte a fare, non ce ne sono partite facili, poi abbiamo un calendario, l'abbiamo detto all'inizio, sono arrivato difficile durissimo. e va bene. Però consapevoli di questo abbiamo fatto vedere che contro Lancione e contro squadre di vertice abbiamo avuto un bel atteggiamento e abbiamo giocato alla pari. Ora bisogna ritrovare quelle certezze e un po' di spensieratezza e lavorare di più. E poi a prescindere da chi c'è bisogna andare a fare battaglia, sempre 90 minuti. Grazie mille, mister. Buona Grazie a voi. settimana e buon lavoro.